persone che utilizzano i decreti legge e in pratica rendono il Parlamento una istituzione inutile. Questo ha detto Beppe in quel famoso post La scatola di tonno è vuota. Vogliamo dargli torto che stiamo vivendo in una dittatura governativa in cui il governo in pratica fa leggi, decreti, quando la Costituzione dice che l'attività legislativa appartiene al Parlamento? Io non lo so se questo significa dire balle o dire la verità. Però la Gambaro è una senatrice del Movimento 5 Stelle. Lo so, ma infatti la Gambaro a me dispiace, ma dovrebbe ricordarsi che prima di essere una senatrice è una cittadina con l'elmetto, che è stata mandata qui dentro da 9 milioni di italiani per cambiare quest'Italia che ci sta togliendo il futuro, non solo ai giovani, anche a sessantenni che non hanno più niente. E li incontriamo tutti i giorni qui fuori. Ci prendono per le giacche o ci portano la benzina e ci dicono che si vogliono ammazzare. E noi stiamo provando a cambiarlo, ogni giorno lavorando 20 ore al giorno. E sembra che l'unico problema siamo noi in Italia. Basta! Ora però Beppe Grillo chiede alla Gambaro di lasciare il movimento. Tu come la vedi? Certe persone, se non condividono una battaglia democratica e non violenta, noi siamo gandiani, si escludono da soli. È questo il discorso. Non la vogliamo cacciar via, ma lei deve devono capire che o capiscono che i nemici, tra virgolette, sono altri, è questo sistema colluso con la mafia, di questo si tratta, oppure non se ne esce. Per cui se non capiscono questo, per me si autoescludono. Grazie. Adesso grazie a te. Ripeto, l'avete ripreso? No, non l'ho fatto per aspettare. Dico, ma no, non so che avevi l'accordo con lui, però sì. Sai, una sola che dobbiamo andare a votare. Grillo chiede, dopo le parole della Gambaro, se il problema è lui. No, Beppe non è il problema, Beppe è solamente un valore. Se siamo qui dentro è grazie al lavoro fatto sui territori e che paga quando si lavora bene, guarda il sindaco di Pomezia. E grazie a Beppe che da 10 anni, anzi da 20 anni, quando è stato cacciato dalla televisione perché diceva la verità, ovvero che i socialisti rubavano, sono 20 anni che dice la verità, la dice con la pancia, ma la dice anche con il cuore, in maniera democratica e non violenta. Quindi Beppe o dei toni esagerati sono il problema, ma quali toni? Qua dentro lavoriamo davvero guardando una certa mafia, non è che sono tutti mafiosi, però negli occhi tutti i giorni, una mafia che non uccide ma inciucia, intrallazza, fa il salvocondotto per Berlusconi, copre gli scandali dell'MPS, abbiamo condannato in Parlamento, non si discute una legge anticorruzione, in Italia un corrotto non può fare il bidello ma può legiferare, ma vi sembra una cosa normale? E adesso il problema è Beppe che utilizza gli stessi identici toni da sempre. Cioè Beppe è la coerenza in persona, viva la faccia che ci sono italiani coraggiosi come Beppe Grillo. Devo andare? Non pensi che... Devo andare, scusa, devo votare. Ciao, ciao, buon lavoro, ciao a tutti, cioè capite pure l'informazione, non è la TV. Perché noi qui lavoriamo come pazzi e non passa mai. Intanto che devono governare.